In un momento di aggregazione come questo, in un momento di manifestazione, di volontà comune di tutti i pescatori, a tuo giudizio quanto è importante l'amplificazione, quanto è importante il valore aggiunto che può creare l'informazione, informazione che di fatto tu rappresenti? L'informazione è l'aspetto fondamentale in questo genere di cose, soprattutto nella fase di startup, perché informare significa poi in qualche modo formare le coscienze dei pescatori, perché tutti i movimenti si muovono attorno a dei leader, che possono essere leader, come nel tuo caso, fisici, o possono essere dei leader, come nel nostro caso la televisione, perché la televisione è una cassa di risonanza mostruosa. È evidente che la nostra presenza qua ha un significato sia proprio di amplificazione, di cassa di risonanza, di una manifestazione che è storica, fondamentale, di un'importanza, dell'importanza di questa manifestazione credo che ci renderemo conto più avanti, certo. Non adesso che la stiamo vivendo. E di conseguenza il fatto che noi si sia qui con le nostre telecamere a far vedere che cosa sta succedendo nel mondo dei pescatori, perché io credo che poi faccia poca importanza che ci siano 100 pescatori o 1000 pescatori, perché in questo momento ci sono dei pescatori e se oggi ce ne sono 100, domani ce ne saranno 1000. Quindi il nostro ruolo deve essere questo, quello di informare e soprattutto dal mio personalissimo punto di vista, voglio dire, per la televisione che rappresento, è quello di crederci in maniera forte, perché sono un pescatore e esattamente come tutte le persone che sono qua, perché io sono come tutte le persone che sono qua, sono stufo marcio di vedere i nostri fiumi massacrati, sono stufo marcio di sentire quello che tu mi racconti, perché tu sei il mio tramite verso questo mondo che è il mondo dell'indagine, del bracconaggio, della delinquenza applicata ai nostri fiumi, perché la delinquenza non è solo quella che uno pensa, cioè non è solo quello che ti sfonda il vetro della macchina per rubarti l'autoradio, c'è una delinquenza che è molto peggiore, che è quella fatta ai danni non solo dei pescatori, attenzione, perché noi ci stiamo battendo, ma ci stiamo battendo anche per quelli che non sono pescatori, ci stiamo battendo per le comunità che vivono lungo i fiumi, ci stiamo battendo per i ristoranti, ci stiamo battendo per gli alberghi, ci stiamo battendo per tutte le persone, perché i fiumi, le acque sono di tutti. In Toscana abbiamo i cinesi, nel Matese abbiamo i rumeni, qui a Paposta ci sono gli ungheresi, ma sono tutti elementi di un unico disegno, cioè dell'incapacità di gestire il territorio, dell'incapacità di tracciare i loro prodotti, dell'incapacità di vedere dove va a finire questo pesce. Il pescatore sportivo è quello che tutela l'ambiente, io lo conosco perché viviamo assieme laggiù in Basso Polesine, noi facciamo il nostro lavoro e loro vanno a pescare, una grande passione, però passione per l'ambiente, per la tutela dell'ambiente, per la pulizia dell'ambiente. Ed allora, se questo è il nostro tesoro, dobbiamo farcene carico di essere tutto in sintonia, in simbiosi, ambiente, tutela dell'ambiente, passione e amore. Questa è una passione e quindi dobbiamo rispettarla. 2 milioni di pescatori sportivi in Italia, 83.000 nel Veneto e 16.000 in provincia di Rovigo, non possono essere abbandonati a se stessi. La politica ha il dovere di risolvere le questioni e le sue problematiche. Io adesso non voglio tediarvi, comunque il mio impegno di fronte a voi l'ho preso e lo manterrò, sono a vostra disposizione. Grazie a tutti voi che mi avete consigliato con i vostri interventi, perché chi più di voi sa come va risolto il problema dei pescatori sportivi e del mondo delle pesche sportive. Io vi ringrazio e aspetto qua ascoltando e continuare ad ascoltare il vostro Presidente e gli altri relatori, ringrazio il Sindaco, il Presidente e tutti voi che avete così mi avete dato l'opportunità di partecipare insieme a voi. Grazie a voi tutti quanti pescatori. Grazie. Non è ancora possibile che pochi criminali a fronte di un guadagno e di un vantaggio privato tengano sotto scacco 2 milioni di pescatori che hanno l'unica colpa fino ad oggi di essere stati zitti. Adesso basta.